l'offerta formativa del Dipartimento di Agraria si articola su tre percorsi, quindi c'è una notevole diversificazione dal punto di vista della formazione: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari. Tutti e tre questi percorsi si articolano in una laurea triennale e una laurea magistrale. Teniamo presente che proprio per riuscire a rimanere sempre più al passo con i tempi e con l'innovazione, abbiamo negli ultimi anni apportato delle modifiche a livello sia delle lauree triennali che magistrali di scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari, inserendo dei curricula. Quindi abbiamo due curricula, sia nella triennale che nelle magistrali, di scienze e tecnologie alimentari e scienze forestali e ambientali. Qual è il motivo di allora i programmi, i corsi di studio vengono progressivamente aggiornati sulla base di quella che è oramai l'evoluzione dell'agricoltura, l'evoluzione della programmazione europea in ambito agricolo, in ambito ambientale, in ambito alimentare. Teniamo presente che la sostenibilità alimentare, la sostenibilità dell'agricoltura fa parte di quello che sarà per i prossimi 10 anni gli interventi della Next Generation EU, di cui il Green Deal è parte fondamentale. Questo significa rispetto dell'ambiente, riduzione dell'impatto e degli input in agricoltura, con riguardo a che cosa? Riduzione dei pesticidi, riduzione dell'apporto di concimi, per esempio, salvaguardia delle risorse, la risorsa terra, di cui bisogna mantenere la fertilità, la risorsa acqua, cercando di utilizzarle, di ottimizzarle l'utilizzo, quindi mantenendo, migliorando la produttività, perché abbiamo sempre una problematica generale di sostenibilità, ma anche di fame nel mondo, perché le produzioni agricole iniziano a essere insufficienti per garantire questo aspetto a livello mondiale, però dobbiamo cercare di abbattere l'impatto, di salvaguardare la salute e quindi di avere produzioni sempre più ecocompatibili. Questi aspetti riguardano anche dal punto di vista della programmazione degli interventi la cosiddetta agricoltura 4.0, quindi la programmazione degli interventi sulla base di una serie di dati disponibili a livello aziendale, ottenuti sia attraverso una sensoristica molto evoluta, quindi tecnologicamente avanzata, ma sia attraverso l'utilizzo per esempio di droni, l'utilizzo di satelliti. Questo vuol dire che in agricoltura ci si deve preparare a formare generazioni di professionisti che abbiano confidenza con queste tecnologie all'avanguardia, di modo che di essere in grado poi di rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio e quindi anche i nostri programmi, non solo i programmi di ricerca chiaramente, ma anche a livello di formazione, si adeguano a queste che sono le esigenze del futuro. Scegliere il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria vuol dire avere uno sguardo privilegiato sulle produzioni in ambiente mediterraneo, sulle foreste mediterranee, sull'alimentazione mediterranea, sulla dieta mediterranea. Questo quindi si unisce alle attività di ricerca che viene svolta in quest'ambito e ci consente di formare dei tecnici specializzati in questo contesto, che possono dare un loro enorme contributo allo sviluppo e alla sostenibilità dell'agricoltura, dell'alimentazione e delle foreste. Scegliere Agraria riteniamo sia una scelta giusta a Reggio Calabria.